Ciao a tutte ragazze e bentornate ad un nuovo video. Come sapete, anche se sono stata assente qui per alcuni mesi, nel frattempo ho continuato a provare alcuni prodotti nuovi di cui non ho avuto occasione di parlarvi qua. Lo farò adesso mano a mano che riaggiorneremo il canale. Probabilmente avrete già sentito pareri diversi riguardo i prodotti che sto per presentarvi, però io ci tengo comunque a darvi la mia recensione su alcuni prodotti che sono stati veramente una rivelazione per me, insomma, di quest'anno. Ecco, voglio partire con un brand che mi piace tantissimo e sto parlando di Divina. Ma prima di cominciare, sigla. Eccoci qua, allora partiamo subito col parlare in generale di questo brand. Come mai ha questo successo generico? Intanto è un brand molto completo. Hanno aggiornato i loro prodotti, hanno cambiato un po' le loro formulazioni e hanno reso i loro prodotti adatti al metodo. Quindi questo è stato il primo vero cambiamento che ha attuato questo brand. In realtà però io credo che il vero segreto del successo di questo brand, oltre ovviamente a una campagna pubblicitaria sui social importante, che è molto simile a quello che fece Coconut qualche anno fa, però fatto un po' meglio, ecco, diciamo così, perché Coconut, ecco, a parte che ha una linea molto più limitata di prodotti styling e poi non ha, secondo me, attuato la campagna in modo intelligente come ha fatto Divina. Però il segreto appunto di Divina è proprio il fatto che è composta da una linea completa di prodotti tra cui scegliere, quindi non siete ovviamente obbligati a acquistare tutti i prodotti che hanno, però avete una scelta di prodotto e questo aiuta moltissimo le persone che inizialmente non sanno a quale brand affidarsi, ma soprattutto non sanno bene come mescolare i prodotti tra loro. Cioè io ormai i prodotti che utilizzo maggiormente li combino perché li conosco, però all'inizio non è sempre così facile prendere magari una crema di un brand, un gel di un altro e provare, ecco, questa combo. Quindi questo è anche uno dei motivi per il quale Divina è piaciuto tantissimo in generale a noi che ve lo mostriamo, e anche poi a chi poi acquista, insomma, gli utenti. Devo dire che un'altra cosa molto molto bella è proprio quella che loro ogni settimana creano dei kit diversi e fanno delle promozioni, e quindi questo poi incentiva le persone all'acquisto del prodotto. Ma passiamo a parlare nel dettaglio dei prodotti. E ovviamente inizio subito con i prodotti di lavaggio. Allora, abbiamo lo shampoo idratante e il balsamo idratante. Un altro punto a favore di questi prodotti sono le confezioni, che sono giganti. Ok, quindi vi durano, vi garantisco che vi dureranno. E sono 400 ml di shampoo, 400 ml di balsamo. In generale gli ingredienti si somigliano un po' tutti. Devo dire che ero convinta all'inizio che contenessero troppo cocco per la mia tipologia di capello, però poi mi sono resa conto che in realtà i prodotti styling non contengono tutti il cocco. Quindi il mio consiglio quando fate un acquisto è innanzitutto capire, se lo sapete già, capire intanto quale tipologia di ingrediente può dar fastidio al vostro capello. I miei capelli sono molto sensibili al cocco, non tollerano grosse quantità di cocco in qualsiasi tipo di prodotto, anche se è uno shampoo che poi vado a risciacquare. Quindi prima dell'acquisto vi consiglio sempre di controllare questa particolarità. Non soffermatevi tanto sul prodotto, ma idratante, proteine, eccetera eccetera. Cioè, poi per carità lo potete anche fare, però cercate prima di capire se all'interno ci sono degli ingredienti possibilmente fastidiosi per i vostri capelli. Ci sono tante ragazze che non tollerano per esempio l'aloe,
questi prodotti tutti contengono aloe in diversi punti dell'inci a seconda del prodotto, ma lo contengono. Allora, devo dire che io con lo shampoo mi trovo benissimo, pulisce bene la cute e non è per niente aggressivo. Il balsamo districa bene, però delle volte con uso frequente mi crea un poco di crespo. Non ho capito quale sia il motivo, però ho notato che a volte me lo fa, soprattutto in match con tutto lo styling di Vina. Quando invece lo uso da solo con altri prodotti, niente, non, cioè, mi districa benissimo, toglie i nodi e si pettinano benissimo. Dopodiché passiamo sempre alle maschere. Allora abbiamo l'impacco pre-shampoo, e appunto pre-shampoo contiene estratti di avena, aloe, mandorla dolce e germe di grano. Questo impacco pre-shampoo può essere, diciamo, catalogato come un impacco un poco proteico. Non starò qui a spiegarvi l'inci generale, io lo uso sempre pre-shampoo come consigliano loro, ma ci sono state delle volte in cui l'ho usato anche post-shampoo. Mi è piaciuto tantissimo. Poi il mio preferito resta comunque l'impacco idratante, che utilizzo sia in pre che post shampoo. Devo dire che è tra le mie maschere idratanti preferite in assoluto. Su questa ho poco da dire, che perché più che dirvi che a me piace tantissimo e che mi districa i capelli in modo eccezionale, non posso fare. Poi in genere comunque le maschere il mio capello le amano particolarmente, quindi più o meno quasi tutte maschere di qualità con un certo inci che contengono burri e oli, i miei capelli le apprezzano particolarmente. Poi passiamo allo styling. Allora, ok, lo styling è composto da crema idratante, che è come un leave-in, e ormai praticamente ho quasi finito, e contiene burro di karité, quindi ecco perché il mio capello adora questo leave-in. Tutti i prodotti styling di Vina, tranne la custard di cui parleremo tra poco, sono leggeri, quindi anche questi, anche questo è un altro punto a favore di questo brand, perché essendo leggeri sono adatti a tutti i tipi di capelli, basterà solo dosare le quantità. Quindi per che voi avete capelli fini, medi, spessi, scusate, potete tranquillamente utilizzare questo brand in tutti i casi. Non a caso la voglio citare, Marta Manieri nel suo salone, appunto, vede un sacco di persone con capelli ovviamente diversi, utilizza, credo che sia ancora così, utilizza solo esclusivamente questo brand per il lavaggio e per lo styling, e riesce sempre a ottenere un risultato epico su qualsiasi capello lei metta mano. Sicuramente lei è anche il genio dei capelli ricci, però a prescindere da questo, questo fa capire quanto sia versatile questa linea. Poi la mousse volumizzante attiva ricci. Questo ha estratto di goji, ovviamente poi qua in tutti i prodotti c'è scritto, è sempre specificato, senza siliconi, parabeni o oli minerali. Allora, questa mousse mi ha dato un bel po' di filo da torcere all'inizio, perché intanto io non sono molto amante delle mousse, il mio tipo di capello, lo sapete, mousse e spume, storgo un po' il naso. Ne ho provate di alcuni brand con risultati ottimi e ve le mostrerò magari nei prossimi video, in cui faccio un recap dei prodotti che mi sono più piaciuti questi mesi di assenza, ma questa è ottima, ma ci ho messo un po' a capirla. Vi devo dire che per lo styling, messa ad esempio con crema e questa mousse, è molto molto leggera e ho poca tenuta, mentre invece mi va benissimo con un refresh umido. Quindi sul refresh è spettacolare. Oppure a volte mi è capitato di metterla a chiudere lo styling, dopo aver fatto uno styling con crema, leave-in e gel, prima dell'asciugatura mi è capitato di applicarla proprio per andare a chiudere. Devo dire che in quel caso lì mi è piaciuta moltissimo, quindi in questo caso se avete capelli fini probabilmente vi troverete molto bene anche durante lo styling. Divina poi propone due tipologie di gel che amo entrambe, ma mentre a differenza del gel styling, che è un gel molto leggero che contiene menta, tè nero, salvia e aloe,
è molto leggero e ho capito quasi subito come dosarlo e mi dà dei risultati spettacolari sia in styling che in refresh. La Custard, che a primo impatto credevo di riuscire a capire meglio, ci ho messo anche per questo prodotto un po' più di tempo a capire come dosarla e come utilizzarla. Perché ovviamente quando l'ho aperta l'ho vista e ho detto: ah, questa praticamente è il gel, è identico a Kinky Curly. Di consistenza sì, ma poi nella pratica no. Contiene miele, estratti di aloe e fico d'India. Credo che sia il problema di questo gel, più che altro non è un problema, ma è un problema nel momento in cui si cerca di capire come usarlo. Il problema sia appunto il miele. Perché vi dico questo? Perché ho provato altri gel e maschere in generale contenenti miele. E sono molto particolari da capire, insomma, da capire l'utilizzo. Poi, per carità, io sto parlando della mia esperienza. Ecco, ma mentre parliamo di vina, vorrei lasciarvi qua un piccolo video, visto che appunto vi ho detto che è un po' particolare da utilizzare, in cui proprio vi faccio vedere come ho capito e come ho imparato ad utilizzare la Custard. Allora, in sostanza ho capito che la devo utilizzare senza appesantire troppo il capello precedentemente, quindi dopo aver lavato e utilizzato il balsamo senza neanche la maschera, ho applicato il leave-in solo in modo generico, l'ho distribuito bene con la Delman e dopodiché ho iniziato ad effettuare lo styling con la Custard. Sono andata a lavorare ovviamente in sezioni e poi ho manipolato il capello con la Delman e con il finger coil. Questo mi ha aiutato moltissimo perché riprendevo mano a mano le ciocche con un poco di prodotto e quindi non ne ho messo né troppo poco in sostanza, ho coperto tutta la testa, dopodiché ho ovviamente fatto molto scrunch e una cosa molto importante è che nel mio caso specifico la devo applicare a capelli molto bagnati, ma presumo che sia la stessa cosa se avete dei capelli più fini, proprio perché ha una tenuta superiore rispetto al resto, insomma, degli altri prodotti, quelli della crema e dell'altro gel. Infine, chiudo parlandovi degli accessori che ha introdotto Divina, anche questo sempre un punto a loro favore, come vi dicevo, è un brand completo al 100%, proprio perché ha anche gli accessori che spesso vengono inseriti all'interno dei kit che loro appunto fanno. Ogni due settimane ci sono delle nuove offerte con dei kit e a giro inseriscono anche gli accessori. Il primo accessorio inserito è stato il refresher, questo è un nebulizzatore di acqua, è praticamente andato sold out dopo pochissimi giorni. È meraviglioso perché vaporizza l'acqua, ma non schizza ovunque, tanto per cominciare, insomma, come faceva il mio vecchio vaporizzatore. E poi si regola anche lo spruzzo, quindi è veramente un ottimo accessorio. E poi il mio preferito in assoluto è uscito solo qualche giorno fa, infatti è ancora in scatolato nonostante io l'abbia già usato, però dovevo fare dei contenuti, ho lasciato la scatola, ed è la spazzola rivitalizzante, massaggiante ed esfoliante. Allora, questa spazzola ne ho già parlato, vabbè, nei video in cui parlavo di forfora. In generale, questo tipo di spazzole io le amo particolarmente perché sono utilissime per pulire bene la cute senza aggredirla avere la tentazione di aggredirla con le unghie, e poi permette anche di risciacquare bene il prodotto ed è utilissima soprattutto per coloro che utilizzano come tipologia di lavaggio anche il co-wash, quindi il mio caso. Le setole sono veramente morbidissime, quindi è un massaggio rilassantissimo che potete fare sotto la doccia, e poi ha un'impugnatura bellissima, comodissima, ed è anche una spazzola piuttosto grande, quindi va a lavorare molto bene sulla cute. In assoluto, tra quelle che ho provato, ne ho provato altre di altri brand che mi sono state mandate, quindi recensione super onesta, la migliore mai provata. Quindi niente, questi erano tutti i prodotti di Divina, spero di essere stata esaustiva e rapida, insomma, nel migliore dei modi. Io ovviamente, a parte su Instagram,
che vi ricordo è importantissimo seguirmi lì per rimanere aggiornati, spesso aggiorno le loro promozioni, però se tra voi c'è qualcuna che vuole provare dei prodotti senza il kit loro, ma comprarli singolarmente di vostra pianta, sappiate che io ho un codice che vi lascio qui che è sempre attivo e non ha un minimo di spesa, lo potete utilizzare anche acquistando un prodotto solo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, mi raccomando, lasciate un cuoricino e iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video.